Signora, tutti con lo strizzone in mano, ma l'ha già provato ed è convinta del servizio oppure perché ha trovato l'offerta? No, per l'offerta. Come si trova con lo strizzone? Benissimo, benissimo. Non ne ha comprati altri? No, c'erano ancora due ricambi. Signore, quest'anno tutti con lo strizzone in mano, sua moglie l'ha convinta a aiutarla in casa? No, 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 l'ha preso la moglie, fa tutto lei. Io non faccio niente in casa. E quanti ne ha venduti? Spiega qua, le faccio vedere un po'. Ma secondo me siamo sul discorso come gli anni scorsi. Non è che cambia tanto. Ho provato l'offerta, l'ha saputo vendere la signora e quindi l'ho preso. Guardate come si strizza. Basterà spingere verso il basso il bastone, la mano sotto rimane ferma e quella sopra invece gira. Penso di aver fatto un affare, non sono sicurissima però, vediamo. Sono stata convinta dall'offerta, per me è una novità. Però credo che sia la novità perché ho visto un sacco di persone. Due. Ne ha presi due per certo. Perché ne pagava il prezzo di uno. La ragazza che ha inventato questo strizza facile ha fatto anche un film. È un elemento docciatore con dei minerali all'interno che servono per depurare l'acqua. Quanti ne ha venduti? Presentare il prodotto ne abbiamo fatte veramente molte, ma però guarda, visto che tanto è tutto oramai trasparente, se vedi bene dalle scatole sono ancora tutti là. Quindi diciamo che quest'anno l'edizione è ottima per la mostra, ma bocciata per la vendita. Come sta andando con la porchetta? La porchetta molto bene. Attenzione, prego signori, da questa parte abbiamo l'ultima spazzola. Allora, stiri il capello, togli il crespo senza rovinarli. Abbiamo trovato la spazzola. La spazzola magica che fa venire i capelli belli, dritti, che adesso poi vediamo quando andiamo a casa. Quindi stasera si sta allo specchio con la spazzola magica? Stasera sì. Stasera spazzola magica e vai con... Ho acquistato un po' di robe per la casa. Un paio di sandali per la mia nipotina molto belli a 5 euro. La cosa stupenda è questa, se io abbandono il ferro stiro sopra la camicia non brucio più il tessuto. Quest'anno pochi lo sanno, ma la novità è... Il panno in bambù, è vero? Certamente. Prego ragazzi, scegliete pure. Prezzi buoni su ogni articolo.